andata. Poteva finire peggio, è stata positivo il risultato e quindi certamente insomma, iniziare così è stato, riprendere il risultato è stato un'iniezione di fiducia, perché giocare con uno in meno è sempre difficile per poi riprendere una partita che è stata condizionata poi dall'espulsione, quindi abbiamo iniziato con, pur pareggiando in casa, con una nota positiva. E ora abbiamo queste due trasferte, la prima a Reggio Emilia e niente, ci andiamo a giocare questa partita. Le note negative invece sono i giocatori che si sono infortunati, come stanno Scantamburlo e a che punto è invece Fissore? Ma Fissore è arrivato da pochi giorni, insomma, è da valutare bene, certamente insomma, la valutazione è da constatare costantemente giorno dopo giorno. Scantamburlo, insomma, già questa frattura, deve fare questa mascherina che oggi ha fatto e quindi arriverà, a seconda di quando arriva questa mascherina, potrà essere disponibile o meno. Ecco, al di là dell'affiatamento chiaramente che il Fissore non può avere ancora, anche se fosse già a posto fisicamente, comunque lui dice di essersi allenato sempre con continuità quest'estate. Si è allenato. Però ancora un po' indietro, dicevi. Questo non lo so, io faccio l'allenatore, poi vediamo un po' se quello che dice Fissore è giusto che sia così, oppure la verifichiamo in campo con gli altri, quindi vuol dire che è a parità degli altri. Anch'io faccio allenamento, però ho 5 kg di sovra peso, però faccio allenamento anch'io. La partita è una volta. Devi farne un po' di più. Allora. Non ci riesco a fare la partita. Continuo via vai da Reggio, Spezia, tramite la CISA di giocatori, anche tu da giocatore. Io hai fatto anche un pezzo, perché io venivo andavi direttamente da un'altra parte. Da sud, la CISA l'ho fatta questa, anzi neanche la faccio perché vado a Roma, quindi... In ogni modo so che non ne parli volentieri, ma 21 anni fa Reggio ha spesa 3-0 con l'Adderio in campo, una partita memorabile a Reggio, se la ricordano. E come fai a ricordarle che ce n'hai 23 di anni e lui no, io 21 anni, ma avevi camminavi neanche. Ho dei colleghi che mi raccontano. Ah, io ero in curva. No, fu una partita. Io sinceramente non la ricordo, che ne dicano quelli che mi hanno detto che ho fatto qualcosa, scusami, che ho fatto qualcosa, te la stufo, che ho fatto qualcosa contro i nostri tifosi, no, assolutamente, la ricordo veramente vagamente, ma il passato è bello perché ci dà forza, ci permette di... fare delle considerazioni e avere delle esperienze. Io le esperienze che ho fatto calcistiche sono tutte belle, ultimamente ne ho fatta una ancora più bella, che è bellissima, e quindi... Lui è molto più tempo che è con voi. Può essere utile molto già più tempo, molto più tempo da almeno sì, qualche settimana in più rispetto a Fissore. Una settimana in più rispetto a Fissore, è stata una lì e questa è stata la seconda la scorsa settimana, quindi ha fatto... Come sta lui invece? Quando uno non si allena costantemente con la squadra, si può allenare a parte quando vuole, ma le difficoltà sono tantissime perché non hai quella continuità, non hai quei carichi di lavoro, non vivi la quotidianità che è mangiare in un certo modo, allenarti in un certo modo, vivere per il calcio in un certo modo. Essere proiettato da un giorno all'altro in un contesto del genere, i primi 3 giorni vai a 1000 e poi hai una flessione, ma questo lo dobbiamo considerare, in tutti i giocatori, e quindi non penso che siano galattici questi ragazzi qua che abbiamo preso e che quindi sono diversi dagli altri, non lo sono e dobbiamo avere il tempo che ci vuole. Non dobbiamo, dobbiamo preoccuparci, però non possiamo forzare le attese, altrimenti creiamo un problema alla squadra e a questi giocatori. Li verifichiamo con serenità e poi vediamo cosa fare. Ritrovi domenica un allenatore che l'anno scorso ti ha dato fino alla torcia, ma che hai battuto, Mangone, e lo Spezia trova due ex molto, molto importanti come Guidetti, ma sì, quelli nuovi, Guidetti comunque e Saverino.
Che idea hai anche sotto questo profilo? La partita ha un fattore emozionale, no? Ma io non l'ho battuto Mangone. No? No. La mia squadra ha battuto il Pavia. Scontra e ci si incontra costantemente, ma in tanti. Mangone anche ha battuto, o meglio, la squadra di Mangone ha battuto lo Spezia. È stato determinante per farci capire che dovevamo cambiare qualcosa. E quindi due ringraziamenti a Mangone. Una perché ci ha fatto capire che dovevamo cambiare e la seconda perché purtroppo per lui ha perso due partite contro di noi. Però Mangone, se sta alla Reggiana e sta in C1, vuol dire che ha svolto un ottimo lavoro. E quindi sicuramente è uno di quegli allenatori che deve essere molto rispettato, non solo da parte mia, ma è rispettato da parte di tutti quanti. Brevissima l'ultima, Colombo, te l'aspettavi così? Io prima di dare i giudizi aspetto e quindi non faccio. No, visto che anche lui era arrivato da poco, però l'hai fatto giocare subito. La situazione è completamente diversa, perché Colombo si è allenato veniva esatto dalla preparazione con una squadra. Certo. Quando è arrivato, se io ho deciso in questo modo è perché Colombo ha fatto vedere determinate cose, se io decido diversamente perché ci sono delle cose che non vedo e quindi Colombo ha fatto vedere, non gli ho regalato mica il posto, assolutamente, anzi inizialmente le idee mie erano altre, ma siccome ho notato che lui stava meglio degli altri, ho fatto una scelta. Grazie. Ciao, ci vediamo. Ciao Pablo! Grande, grande! Che mi ha chiamato? Come si chiama? Sì, Spalanzani. Ti ha dato io il tuo numero. Ah, tu gli hai dato? E io ho detto io, poi abbiamo parlato, non me l'ha detto. Poi abbiamo parlato di te, ma non mi ha chiamato. Ma non mi ha fatto io. Speriamo.